Grazie Presidente. Con questa interrogazione parliamo di CEM, il Centro di Educazione Motoria, sito a Roma in via Ramazzini presso la sede della Croce Rossa, da cui è gestito questo centro sin dal 1956 attraverso il Comitato Provinciale. A luglio del 2013 un accordo scritto tra la Regione Lazio e Croce Rossa sanciva il passaggio di gestione definitiva del centro alla ASL Roma D. Tale passaggio però si è bloccato per il parere negativo del Ministero dell'Economia e Finanze, poiché il Ministero ha ritenuto che non vi fosse copertura economica per l'operazione. Nel frattempo la Croce Rossa proroga il contratto dei lavoratori per due volte. Quindi vediamo che la crisi di questo centro, che è un centro che garantisce servizi a persone affette da disabilità, stanziali e non, anche abbastanza importanti, la crisi nasce con la privatizzazione della Croce Rossa italiana. Privatizzazione sancita da legge 178 del 2012, che peraltro il Movimento 5 Stelle sta cercando di contrastare in Senato con un disegno di legge a primo nome Ciampolillo. Diciamo che la crisi di questo centro si riflette in due maniere molto ben precise. Una è il risvolto che ha sugli utenti e l'altra naturalmente il risvolto sui lavoratori. Per via della riduzione del personale, che è stata subito del 50%, si sono dapprima utilizzati lavoratori interinali con scarsa efficacia, fino ad arrivare a turni di lavoro abnormi, fino ad arrivare a turni doppi e forti ritardi nel pagamento degli stipendi. Quindi possiamo ben dire che il Centro di Educazione Motoria di Roma è un'eccellenza, poiché tale è, se consideriamo gli anni in cui questi lavoratori hanno prestato i loro servizi con grande soddisfazione peraltro delle famiglie e degli utenti. Quindi possiamo ben parlare di eccellenza sacrificata in nome di una spending review grossolana e basata su logiche meramente finanziarie e comunque sempre poco trasparenti. Nel febbraio scorso, tra l'altro, il Presidente della Consulta Cittadina Permanente sui problemi delle persone con handicap ha scritto una lettera pubblica proprio in merito alla tragica situazione del Centro di Educazione Motoria. Con questa interrogazione andiamo a chiedere con forza al Presidente Zingaretti di occuparsi di sei questioni. La prima è se si intenda intervenire per garantire la continuità e l'operatività di questo centro nei diritti degli utenti, dei familiari e degli operatori. La seconda questione è se si intenda verificare la fattibilità di togliere questo centro ed anche, ricordiamo, il servizio 118 alla Croce Rossa provinciale, che è stata di fatto privatizzata, e affidarlo al Comitato regionale della Croce Rossa, Comitato pubblico. La terza questione è se si intenda mantenere comunque i livelli occupazionali, visto anche che l'attuale dirigenza della Croce Rossa provinciale si stava preoccupando di trovare nuove professionalità, quando tali professionalità erano già presenti nel centro. La quarta questione è se si intenda appunto verificare l'affidabilità della direzione del CEM e del 118 attraverso il Comitato Provinciale della Croce Rossa, anche alla luce di un'interrogazione su fatti gravi, un'interrogazione del Senato che riguarda proprio la direttrice del personale. Se si intenda verificare, questa è la quinta questione, l'utilizzo dettagliato dei fondi che comunque la Regione Lazio, attraverso la ASL Roma D, affida per questi servizi alla Croce Rossa provinciale. E l'ultima questione è quella di verificare la possibilità di istituire, di creare un tavolo condiviso dove siano presenti tutte le parti interessate, inclusi però naturalmente anche gli utenti attraverso le loro famiglie e gli operatori. Io credo che qui le competenze siano molteplici
Mi attendo però dalla risposta sicuramente non uno scaricabarile, perché questa è una questione molto importante che si va a raccordare ad una universale diminuzione dei servizi per le persone con disabilità e per le loro famiglie che sta avvenendo a livello nazionale e regionale, e crediamo che comunque si possa fare qualcosa anche a cura del Presidente della Regione. Grazie. A lei.